siamo scesi di un bot di FPS. Oddio, l'elicottero, vediamo come l'hanno fatto l'elicottero. Fatto al 100%, grafica ultra, grafica alta, mamma mia quanto è brutto questo. Ok ragazzi, oggi testeremo GTA San Andreas, la trilogia, quindi il remake del gioco, per fare un piccolo benchmark. Questa volta faremo un test con la grafica ultra, texture ultra alte. Ragazzi, qui faremo scoppiare la scheda video, ok? Bene, abbiamo settato tutto ultra, schermo intero, il frame rate sbloccato, 1080, tutto HD, alta qualità. No, non esiste ultra qua, sulla qualità riflessi. Sì, luminosità abbastanza, contrasto, massima qualità, illuminazione stradale, illuminazione veicolo e... facciamo più o meno... diciamo 70-80 fps. Ora prendiamo la macchina, anche il riflesso, la radio la devo spegnere come sempre. Comunque ragazzi, se volete scaricarlo, tutto in descrizione. Ho fatto anche un video su come scaricare tutta la trilogia dei 3 GTA. Devo dire che si mantiene molto bene. 70. Funziona sempre questo trucchetto. La macchina è... l'hanno rifatta molto bene. Molto bene, molto bene, devo dire. L'ombra, la luce, fantastica, che dire. Cioè, a me mi sbalordisce proprio l'auto. Guardate un po'. Guardate. Aspettate un attimo, scendo. Wow. Oddio. Via. E dalle palle. Mamma mia. La temperatura della CPU 70, Scheda video, vabbè. È sulla norma, non vi preoccupate. Non funziona mai a me, anche sull'originale, niente. Via. Via. Ballas. Vorrei tanto provare adesso. Ok, allora. Ora facciamo opzioni, grafica e adesso mettiamo alta. Ok, filtro. Ok, lontano, medio. Media, volumetrica, materiale, media, bassa, alta, ok, perfetto, vediamo. Più o meno, adesso è sceso, non lo so, è sceso, perché ho messo volumetrica forse.
E dalle palle. E niente ragazzi, qui forse ho messo volumetrica, adesso stiamo scendendo di un botto, è un parecchio. Andiamo opzioni, grafica di nuovo. Volumetrica. Proviamo a mettere basso, tutto basso. Schifo. Pronti? Non cambia niente. Ci vuole sempre un buon PC per farlo partire, eh. Cambiate un po' la visuale, l'immagine di tutto. Via. E niente, è aumentata la temperatura della CPU. Settantotto. Vediamo un attimo. 79. Mamma mia. Ultra. Volumetrica alta. Alta qualità. Ultra. Sì. Questo no. Così è più bello. Siamo scesi di un botto di FPS. Via. Via, shosh. Oddio! L'elicottero, vediamo come l'hanno fatto l'elicottero. Non ricordo il trucchetto per le armi.
Mamma mia, che volo! No, 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 lo SWAT, lo SWAT! No! Sì, vabbè. Anche la schermata ha massacrato, è cambiata. Sì. Consigli di gioco pure. Sono sempre gli stessi? Beh. E niente, serve un botto di RAM, serve una buona scheda video, serve un buon processore. Via, 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 via. I salti di Gesù. I salti di Gesù. Adoro questa macchina, adoro, adoro. No, 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 fermo. Fermo, fermo, fermo. Hulk. È mio. Show. Mamma mia, non si rompe la portiera. Ma è bucata la ruota. Niente, non si distrugge. Almeno potevate farlo l'hot dog, eh? I ballas. Cosa Grove Street Stupid? Eh? Io sono Hulk. Eh? Morto l'altro. Perfetto, ho vinto. Grove Street vince sempre. Quindi ragazzi, grazie a tutti per questa visione. Il benchmark è stato fatto al 100%, grafica ultra, grafica alta. Mamma mia, quanto è brutto questo. Ma che bella faccia!
Comunque, sì, grazie a tutti, iscriviti al canale, lascia like se ti è piaciuto questo benchmark, mi raccomando, seguimi anche su Twitch, link in descrizione. Se vuoi sapere anche come scaricare GTA questo qua, il link in descrizione anche, oppure vai sul mio canale, lo troverai sicuramente. Quindi grazie a tutti e ciao!